La Milano del futuro, la Will come la immagina, come la immagina lei? Ma la Milano del futuro, a mio avviso, come dicevo nell'introduzione, è già partita, nel senso che ci sono già molti interventi che hanno portato Milano negli ultimi anni a riqualificarsi all'interno di un territorio europeo. Noi la immaginiamo una Milano che riesca a integrare sempre di più le persone, la gente, le industrie, le attività che sono in periferia, anche all'interno della città, una Milano che cambia anche con l'innovazione, con le tecnologie, una Milano che affronta una serie di sfide importantissime che oggi ha il nostro paese, che ha l'Europa. Una Milano europea che coinvolga e una Milano europea che con la partecipazione affronti queste sfide, questi progetti importantissimi come anche quella degli scali ferroviari. È una sfida anche da un punto di vista occupazionale? Assolutamente sì. Noi siamo convinti, come è già successo in altri interventi anche a livello europeo, che quando si muovono progetti così importanti, quando la politica affronta progetti così importanti, noi siamo un sindacato che non può che sostenere dei progetti e delle iniziative che portano a fare una riqualificazione, portano anche occupazione, portano anche lavoro. Questo è successo dove sono stati fatti degli interventi di questo tipo e lo auspichiamo anche qui.